Salve a tutti, sono Raffaele Colaizzo. Con questo incontro avviamo la presentazione del modulo sulla programmazione 2021-2027, il quadro europeo, nazionale e provinciale. La parte che svolgiamo in questo incontro riguarda le strategie europee per l'occupazione, l'istruzione, la formazione e l'inclusione sociale. In particolare, noi trattiamo nel corso di questo modulo quattro punti. Il primo, che riguarda questo incontro, è imperniato sulla presentazione delle strategie europee per l'occupazione, l'istruzione, la formazione e l'inclusione sociale. Il secondo incontro riguarda, le finalità, le norme generali delle politiche di coesione 21-27, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo Plus. Il terzo incontro riguarda la ricostruzione del quadro nazionale e quindi vediamo quali sono i contenuti dell'accordo di partenariato, in particolare per quanto riguarda occupazione, istruzione, formazione e inclusione sociale. E molto sinteticamente vediamo qual è il problema delle coerenze con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Infine, il quarto incontro è dedicato al programma FS Plus 2021-2027 della provincia autonoma di Bolzano. Quali sono gli obiettivi complessivi del modulo? Quello di aumentare la capacità di orientarsi nel sistema di strategie e strumenti europei e nazionali per occupazione, istruzione, formazione e inclusione sociale. Quello di rafforzare le conoscenze sulla regolamentazione dell'FS Plus 21-27. Quello di costruire conoscenze adeguate a implementare la programmazione del fondo del 2021-2027, tenendo conto questioni di particolare rilevanza come riguardano, come in particolare, la demarcazione e l'integrazione con i programmi nazionali e con altri strumenti. Naturalmente, come potete ben immaginare, la materia dei fondi, è molto vasta. Questi incontri noi diamo un quadro, una panoramica, che naturalmente poi dovrà essere approfondita attraverso letture specifiche. Ecco, iniziamo questa nostra discussione sulle strategie europee parlando del pilastro europeo dei diritti sociali. Il pilastro europeo è un grande atto politico siglato da Parlamento, Consiglio e Commissione europea nel 2017 che individua principi e diritti fondamentali per assicurare l'equità e il buon funzionamento dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale in Europa. In particolare, il pilastro stabilisce 20 principi suddivisi in tre capi e fra breve vedremo quali sono questi principi. Il pilastro ha avuto poi una prima declinazione programmatica col piano d'azione del 2021, che tra l'altro stabilisce dei grandi target, degli obiettivi quantificati, in particolare stabilendo che entro il 2030 l'Unione Europea debba avere almeno il 78% della popolazione in età di lavoro che sia occupata. Stabilisce che almeno il 60% degli adulti dovrebbe partecipare ogni anno ad attività di formazione e stabilisce infine che vada ridotto di almeno 15 milioni il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale. Ecco, va anticipato subito che questi grandi, ripeto, atti politici dell'Unione Europea poi vengono declinati, attuati nel corso del tempo attraverso iniziative maggiormente specifiche, come strategie di settore, come raccomandazioni, come libri bianchi e verdi, e quindi l'Unione attua progressivamente, ripeto, nel tempo, gli atti generali, gli atti di visione strategica attraverso iniziative specifiche. Sul piano meramente attuativo, naturalmente il pilastro europeo dei diritti sociali, così come le altre strategie europee, viene implementato attraverso fondi e programmi e su questo torneremo fra breve. Abbiamo detto quindi i principi del pilastro sono 20, fanno riferimento ai tre capi di pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale e inclusione. Molto rapidamente vediamo quali sono questi principi. Istruzione, formazione e apprendimento permanente, parità di genere, pari opportunità, sostegno attivo all'occupazione,
sono i principi che riguardano il capo pari opportunità e accesso al mercato del lavoro. Abbiamo poi sei principi che riguardano condizioni di lavoro eque, occupazione flessibile e sicura, retribuzioni, protezione in caso di licenziamento, dialogo sociale e coinvolgimento dei lavoratori, equilibrio tra attività professionale e vita familiare, ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, protezione dei dati. E abbiamo poi i rimanenti principi che riguardano protezione sociale e inclusione, assistenza all'infanzia e sostegno ai minori, protezione sociale, prestazioni di disoccupazione, reddito minimo, reddito e pensioni di vecchiaia, assistenza sanitaria, inclusione delle persone con disabilità, assistenza a lungo termine, alloggio e assistenza per i senza tetto, accesso ai servizi essenziali. Ecco, vedremo poi fra breve come questi principi vengono implementati attraverso gli atti successivi e attraverso i vari strumenti di intervento di policy. Ecco, come vi dicevo, come vi anticipavo, gli atti politici, le visioni strategiche dell'Unione Europea vengono poi implementate attraverso atti successivi che possono riguardare, ripeto, agende, raccomandazioni, strategie di settore e così via. In questa slide vediamo a titolo puramente semplificativo quali sono le tappe per la come sono state finora le tappe per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali per quanto riguarda il primo dei principi che abbiamo visto, quello relativo a istruzione, formazione e apprendimento permanente. Allora, per attuare questo principio, l'Unione Europea ha costituito un'agenda europea per le competenze, ha emanato una raccomandazione del Consiglio sull'istruzione e la formazione professionale, ha promosso la stipula di un patto per le competenze fra organizzazioni pubbliche e private, ha istituito lo spazio europeo dell'istruzione, ha elaborato un piano d'azione per l'istruzione digitale, ha promosso conti individuali di apprendimento e quadro nelle microcredenziali, ha emanato un pacchetto sulle competenze e i talenti, quindi una serie di misure e di pianificazioni che danno materialmente corpo a uno dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali. Ecco, quello che vediamo rappresentato qui poi si verifica in effetti per tutti gli altri principi del pilastro europeo dei diritti sociali. Quindi, quello che tendo a sottolineare è che l'atto politico non rimane tale, ma viene attuato attraverso misure successive, sia di pianificazione strategiche, sia legate alla materiale implementazione delle politiche attraverso fondi e programmi. Proprio la questione dell'attuazione attraverso fondi e programmi, ci introduce al tema delle risorse finanziarie. E in particolare vediamo qual è la matrice, di tutti i finanziamenti dell'Unione Europea, che è il quadro finanziario pluriennale. Noi in questo momento siamo, sapete bene, nella programmazione 2021-2027. Ecco, il quadro finanziario pluriennale, come vedete, ha una dotazione molto importante, superiore ai 1.824 miliardi di euro. C'è una particolarità nel 2021-2027, nel senso che alle risorse che potremmo un po' definire tradizionali del quadro finanziario pluriennale, che sostanzialmente sono quelle basate sui contributi degli Stati membri, ecco, come sappiamo bene, si è aggiunto Next Generation EU con una dotazione molto importante di 750 miliardi, che è un fondo straordinario che la Commissione europea ha messo a disposizione degli Stati membri per aumentare la sua capacità di sviluppo e di resilienza all'indomani, insomma, di un evento tragico come quello della pandemia. Il quadro finanziario pluriennale è suddiviso in rubriche e all'interno di queste rubriche, naturalmente, noi troviamo molti strumenti, molti programmi, molti fondi che hanno come obiettivo diretto o indiretto la qualificazione e la crescita dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione, dell'inclusione sociale. Ecco, per dare un'idea del tipo di strumenti che poi troviamo all'interno del quadro finanziario pluriennale, in particolare esploriamo l'analisi della seconda rubrica, che è anche quella con la maggiore dotazione finanziaria, che
che si riferisce a coesione, resilienza e valori. Ecco, in questa figura voi vedete, noi troviamo dei fondi molto ben conosciuti come il FESR o il Fondo Sociale Europeo Plus, e vediamo anche dei programmi anch'essi molto ben conosciuti della Commissione europea, come Erasmus Plus, come Corpi Europei di Solidarietà, come Europa Creativa. Questi fondi e questi programmi direttamente o indirettamente hanno un'incidenza sul tema del lavoro, dell'istruzione, della formazione e dell'inclusione sociale, vengono attuati attraverso meccanismi differenziati, ma questa figura ci ricorda come sia fondamentale che, pur tenendo conto delle differenze dei meccanismi di attuazione, ecco, è importante che tutti questi fondi e programmi siano ben integrati. E che noi, come sul terreno, siamo in grado di utilizzare nella miglior maniera possibile, ripeto, in modo funzionalmente integrato, questi diversi fondi e programmi. Ecco, a che cosa ci riferiamo in particolare parlando di meccanismi differenziati? Ecco, ci riferiamo al fatto che i fondi e i programmi possono essere attuati o in regime di gestione concorrente. E questo, per esempio, succede nel caso del FESR e dell'FSE Plus. Che significa in gestione concorrente? Significa che la Commissione europea delega agli Stati membri la programmazione e l'attuazione di questi fondi. Abbiamo altri programmi, anch'essi molto conosciuti, come Orizzonte Europa, come Europa Creativa o come Erasmus+, che invece sono programmi a gestione diretta, anche detti programmi tematici, perché a gestione diretta? Perché vengono attuati direttamente dai servizi della Commissione oppure da loro agenzie. Abbiamo una terza modalità di esecuzione, che è quella della gestione indiretta, per esempio i fondi europei per l'aiuto umanitario e sviluppo internazionale. Ecco, in questo caso i compiti di esecuzione sono affidati a paesi terzi oppure organismi designati, per esempio la Banca Europea degli Investimenti e anche organizzazioni internazionali. Quando noi parliamo di queste tre modalità della gestione, parliamo di modalità di esecuzione del bilancio comunitario. Quindi, ripeto, modalità differenziate, ma per noi, come possibili fruitori di questi fondi, la necessità è quella di integrare il loro utilizzo all'interno di una visione complessiva e funzionale rispetto ai fabbisogni del territorio e delle comunità che dobbiamo soddisfare. Un ultimo accenno, parlando di strategie europee per il lavoro, la formazione, l'istruzione e l'inclusione sociale, devo fare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Agenda 2030 è delle Nazioni Unite, è stata recepita dall'Unione Europea. E ecco, vedete come diciamo, la definizione di sviluppo sostenibile di Agenda 2030 non è limitata alle questioni pur fondamentali della sostenibilità ambientale, sono parte integrante dello sviluppo sostenibile anche i temi legati ai diritti delle persone o alla salute o al lavoro dignitoso. E infatti vedete come alcuni dei grandi obiettivi di sviluppo sostenibile, dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile di Agenda 2030, sono dedicati appunto a istruzione di qualità, a parità di genere, al lavoro dignitoso e crescita economica, alla riduzione delle disuguaglianze. Quindi anche Agenda 2030 costituisce il nostro riferimento quando parliamo di strategie per i diritti, per il lavoro, per l'occupazione, per l'istruzione e la formazione. Ecco, con questo abbiamo concluso la prima parte del nostro modulo sulla programmazione, sulle strategie europee, nazionali e della provincia, e quindi ci diamo appuntamento al prossimo incontro per introdurre il tema no, delle normative relative al Fondo Sociale Europeo Plus.